Noi quello che pensiamo e che riteniamo strategico in questo momento è continuare a collegare sempre più centri, arrivare anche nei centri medio-piccoli che oggi sono purtroppo non ben collegati, soprattutto nel centro-sud. E questo è il nostro sforzo e la nostra priorità. Oggi colleghiamo a 450 città, ma è nostra intenzione aumentarne e soprattutto, in riferimento anche a quello che dici, offrire anche una rete che sia intermodale, quindi poter raggiungere stazioni, aeroporti, la possibilità di raggiungere anche i porti, in modo tale che la persona lascia a casa la propria macchina privata, che è il nostro nemico numero 1, e possa effettivamente utilizzare solo trasporti collettivi. Questo è il futuro che noi vediamo per la mobilità.